Tappa per combattenti oggi, tappa per guerrieri, quella da Udine a San Daniele. Nel 1924 un combattente, Ottavio Bottecchie, vince il Tour de France senza mollare la maglia gialla mai, neppure per un giorno. La indossa alle Havre al termine della prima giornata e la restituirà dopo 15 tappe a Parigi. Trionferà con oltre 35 minuti di vantaggio sul secondo in classifica generale, il lussemburghese Nicolas Franz, che poi 4 anni dopo, nel 1928, farà la stessa cosa, leader dall'inizio alla fine della corsa, con una curiosa variante. Nel corso della 19ª tappa, da Metz a Charleville, a 100 km dal traguardo, si rompe il telaio della sua bicicletta, ma il lussemburghese è un combattente anche lui, non spende neanche un minuto a lamentarsi, cerca la soluzione, non pensa al problema, trova una bicicletta da donna e con quella completa la tappa e resta in giallo. Oggi un combattente sarebbe andato in fuga, probabilmente fin dalla prima salita, pochi chilometri dopo la partenza di una delle tappe più lunghe del Giro di quest'anno, 228 chilometri. Il Giro, si sa, è un fatto unico e affascinante per un motivo molto preciso: prima o poi ti passa sotto casa. Ma anche i ciclisti hanno casa e il Giro prima o poi passa anche sotto casa loro. Oggi la tappa sarebbe passata a Buia, casa di Alessandro De Marchi, il rosso di Buia, appunto. Un ragazzo intelligente e un atleta generoso e combattivo. Uno che sa mettersi al servizio ogni volta che serve e che ogni volta che può segue la sua natura di attaccante assoluto. Un ciclista che l'ultima volta che ha corso in gruppo è stato 317 giorni fa, nella data più simbolica per i francesi, il 14 luglio 2019, proprio al Tour de France. Una caduta terribile, un rischio immane e l'inizio di un percorso in salita, come quelle salite intorno a casa sua, oggi. Una lunga attesa, prolungata da questa strana primavera che fa saltare tutti gli appuntamenti messi in agenda e preparati con il sacrificio di un fakir. Deve saper aspettare anche un combattente che sarebbe andato in fuga oggi per passare in testa al gruppo a Buia e per giocarsi tutto sull'ultimo anello, quello della salita al monte di Ragogna. E Buia, guarda un po', dista 17 km da Peonis, il luogo dove Ottavio Bottecchia perse la vita in bicicletta, in un incidente pieno di misteri per quel ciclista che non aveva permesso al fascismo di mettere le mani sui suoi successi. Il 15 giugno 1927 verrà trovato sul ciglio della strada con la base del cranio fratturata e la bicicletta senza un graffio, morto ammazzato per il suo antifascismo. Chi combatte segue la sua natura, chi per natura è un attaccante segue il cuore prima della testa. Benvenuti in questo gruppo, Alessandro De Marchi, Nicolas Franz e Ottavio Bottecchia.